Benvenuti a Casa Mia, un'edizione speciale dedicata ad Halloween ma anche ai pupacena. Quindi queste due tradizioni che si fondono, una molto a noi vicina e una invece che abbiamo adottato da un paese un po' più lontano. Per parlare della tradizione sia di Halloween che del pupacena ho un ospite davvero speciale, un caro amico. È questa casa che è casa mia e anche un po' casa sua. Benvenuto Peppo Giuffrè. Ah, ciao, benvenuto. Anche ai nostri telespettatori, dopotutto noi stiamo un po', come dire, impegnandoci in quello che potrebbe essere un Help Me, aiutateci. Io sono molto emozionata perché questa, diciamo che è una puntata particolare, che sarebbe la prima puntata di A Casa Mia, quindi per me è una grande emozione questo format che andrà appunto su Telesud in un'edizione, come dicevo, speciale, con degli ospiti speciali che poi scopriremo insieme chi sono. Sono piccoli così, ma sono veramente bravi e molto belli. Poi parleremo di questo. Ma Peppe, parliamo di Halloween, ma parliamo di tradizione nostrana, quella dei pupi a cena. Tu da sempre sei un cultore dei pupi a cena, più tardi poi vedremo le sculture di zucchero create proprio da Peppe Giuffrè, ma perché questa tradizione di Halloween, partiamo proprio da Halloween, che è quella un po' per noi più recente, perché questa tradizione di Halloween sta cercando di un po' oscurare la nostra tradizione dei pupi a cena? Ma guarda, io tutto nasce da una mia, come dire, un incontro con una persona straordinaria, una persona per me importante, che un giorno mi ha detto una frase bellissima in cui dice: se incontri un fuoriclasse, una persona brava, un competitor importante, non giocarci mai contro. Certo, per la serie il nemico fatte l'amico, perché però lo puoi sconfiggere. Quindi, siccome è da tempo, come tu ben sai, è da tempo che avevo aperto un po' questa, come dire, questa pagina in cui parlavo, non dico male di Halloween, ma preferivo non parlarne, perché dico, se noi abbiamo la tradizione dei morti, della pupacena, del cannescio, tutte queste cose che sono straordinarie, ma recuperiamoli, mettiamoli in pista e cose varie. Ma ti posso dire che è un decennio e forse anche più che io, e vedo che con grande fatica. Allora a questo punto ho detto, quest'anno ho deciso di allearmi con Halloween. Quindi uniamo queste due cose, vediamo quello che succede. Può darsi che, intanto, ho visto questo grande interesse dei nostri ospiti, che come tu hai precisato sono importanti, e io direi molto importanti. Perché sono quelli che porteranno avanti. Perché la sono tradizione. Quelli che noi dobbiamo consegnare, dobbiamo un po', come dire, tramandare, custodire quelle che sono queste grandi tradizioni, capire che non. Che sono nostre, ma che le abbiamo avute affidate, abbiamo il compito di ridarle. E ridarle a chi? A chi viene dopo. E quindi penso che il futuro è loro, e io mi auguro che stasera possa essere un incontro-scontro ma piacevole, di quelli in cui si fa festa. Anche perché voi non sentite nessun rumore, poi vi spieghiamo chi sono i nostri ospiti, noi stiamo penando per tenerli tranquilli, ma sono molto interessati alla tradizione. E noi vogliamo proprio spiegare perché si chiama pupacena. La pupacena nasce, intanto l'origine dei pupi di zucchero ahimè, non è siciliana, perché nascono a Venezia. A Venezia, che in anni scintillanti d'oggi, insomma, dovevano abbellire le loro tavole. In quegli anni lo zucchero era carissimo, pregiatissimo. Era come se dovevano mettere una scultura in oro sul tavolo. Costava forse un po' meno. Non faceva nessun effetto. Quindi che cosa succede? Nasce quest'arte di tutti questi grandi viaggiatori che venivano dal mare, perché allora le mercanzie, le spezie, gli odori, dove dicono che con lo zucchero nel Medio Oriente facevano delle cose straordinarie. E così commissionano questi enormi pupi che li mettono al centro tavola, nasce, e poi piano piano, insomma, sbarcano in Sicilia. Quando sbarcano in Sicilia, la tradizione dei morti, che naturalmente il piccolino doveva andare a vedere i nonni e cose varie, allora si cercava in qualche modo
di fargli trovare questo regalino, si nascondeva, eccetera, eccetera, così il bimbo andava al cimitero con grande, piacere. Vabbè, a parte che mia nonna mi raccontava, sempre della tradizione del pupacena, mi raccontava che un arabo che era diventato povero, quindi era caduto in bassa fortuna, aveva deciso comunque di fare una cena e invitare dei commensali. Non potendo acquistare nulla di così ricco, l'unica cosa che gli venne in mente è stata quella di creare queste statue di zucchero che sono poi diventate, che poi sono state gradite dai commensali stessi. Quindi da quel momento questa tradizione del pupacena. Ritornando invece al fatto del regalino, e io appunto crescendo a Palermo c'è una grande tradizione della serata dei morti, della festa dei morti, e che serviva un po' per esorcizzare la paura della morte, perché serviva a quello, serviva proprio per far sì che i bambini non avessero questa paura costante della morte e per tenerli legati al defunto stesso. Quindi io mi ricordo che a casa mia si preparava, noi non vedevamo l'ora di andare a letto per poter l'indomani mattina svegliarci con questo tavolo imbandito con un cesto. Un canistro pieno di leccornie, tra cui c'erano pure i tatù. I tatù, i teio. Uno tu e uno io erano quelli. Sì. C'era tutto quel ben di Dio che oggi magari... se lo chiediamo a un bambino di questi attuali, insomma, ti dice: ma di cosa parli? Eppure vi posso assicurare che sono delle cose di cucina estremamente povera, ma che di grande effetto. Molto buoni. Quindi il nostro compito è ben preciso, quello certo. Di questa sera saremo anche noi alleati di Halloween e rispetteremo anche questa tradizione, ne parleremo bene, cose, ma desideriamo che anche loro parlano bene dopo del zucchero o della pupacena o del o di quello che è il canestro. Ma con la tua grande maestria e con i tuoi grandi viaggi stai portando le nostre tradizioni in giro per l'Italia e non solo, anche all'estero. Quindi noi intanto ti ringraziamo per quello che fai per la nostra Sicilia, perché è importantissimo. Tu sei colui che porta avanti le tradizioni, quindi grazie per questo, perché sicuramente grazie a te tanti conoscono le tradizioni siciliane. Allora, adesso noi facciamo una cosa, perché io li vedo lì molto attenti, sono veramente belli, quindi rimanete con noi, perché tra pochissimo il nostro cuciniere si cambierà così, come per magia, e andremo a svelarvi chi sono i nostri ospiti. A tra poco. Bentrovati a casa mia, come per magia ci siamo spostati nella parte dei fuochi per dare inizio a questo nostro, chiamiamolo reality, Peppe. Anche vabbè, tu ti sei carino, cambiato. Carino. Adesso sei un immancabile. Cuciniere. Immancabile Peppe Giuffre. In mise nera, anche perché ho visto che i nostri ospiti quasi che impongono il nero. Li presentiamo i nostri piccoli ospiti? Ma direi di sì. Abbiamo detto che sono degli ospiti speciali questa sera. Sono alti forse quanto un puffo, poco più. I nostri amici di questa sera sono, guardateli nella loro bellezza. Fatevi un applauso, vai per iniziare, fatevi un applauso. Bravi! Guardateli, sono piccoli, quanti anni hanno, Peppe? Dai ma 4? Guarda, vanno dai 4 ai 6 anni, qualcuno si affaccia ai 7, adesso, insomma. Adesso andiamo a conoscerli uno per uno, perché stanno fremendo. Loro questa sera cosa devono fare, Peppe? Ma loro stasera hanno un ruolo importantissimo, perché hanno una pasta spaventosa da fare, proprio una pasta nera. E loro la debbono un po' colorare, arricchire, poi noi li premieremo anche, perché ognuno di loro deve ambire a un premio e noi senz'altro che siamo qua pronti per darglielo. Bene, quindi andiamo a presentarli uno per uno, perché è doveroso farlo, ci facciamo dire pure l'età e conosciamo i nostri piccoli chef. Io inizio proprio da te, qual è il tuo nome e quanti anni hai? Arianna. Quanti anni hai? 6. Il nostro primo chef di stasera ha 6 anni. Tu come ti chiami? Ambra. Quanti anni hai? 3? Sì. Sì, potevo dire pure 4, lei avrebbe detto sempre sì. Tu come ti chiami? Agnese, quanti anni hai? 2. 2? Ma lei è proprio piccolo, lei da 4. Ne ha 3, Filippo? Sì. Ha spoilerato, cioè 3 anni. Qual è il tuo nome? Giulia. E quanti anni hai? 6. Lei è già più grandicella, più vispa. Filippo, io ti conosco. Quanti anni hai? 6.
6 anni. E tu? 6. E quanti anni hai? E come ti chiami? Greta. Greta. Andiamo alla nostra destra, Pepe, perché doveroso. Abbiamo due formazioni. Due qua, formazioni, attenzione. Dobbiamo presentarli tutti. Iniziamo proprio da te. Qual è il tuo nome? Pietro. E quanti anni hai? 6. 6. Qual è il tuo nome? Carlotta. E quanti anni hai? 6. 6. Scheletrino. Qual è il tuo nome? Doriano. E quanti anni hai? 7. 7. Mi chiamo Gabriele e ho 6 anni. Stavi barando, voleva farsi più grande Gabriele, quindi grande i nostri... Hai sbagliato, ma noi ti perdoniamo perché questa sera sarete i nostri chef per una sera. Peppe, allora cosa faranno? Allora, io inizierei da qua. Certo. Insomma, apriamo, sono a casa tua. Fai come se fossi a casa tua, Peppe, fai quello che ti pare. Guarda un po'. Anche perché questa mi piace particolarmente. Guarda un po' cosa abbiamo portato. Abbiamo portato tre formati di pasta nera. Quale scegliete, bambini? Tutti spaghetti. Ai bambini piacciono gli spaghetti. Ma poi vi verrà difficile. Spaghetti. Abbiamo capito che ai bambini piacciono gli spaghetti. Gli spaghetti. Allora facciamo una cosa. Gli spaghetti li facciamo entrare in scena in secondo tempo. Come per magia. Perché questa sera è tutto come per magia. Questa che pasta è, Peppe? Ah, questa è una pasta che proviene... Da un blended fa grani e il riso venere. E la farina del riso venere, sai benissimo tu, il riso venere è un riso nero che cuoce tantissimo e che in questo caso viene, come dire, viene sommato a un po' di farina di grano duro e viene fuori questa pasta che è molto digeribile e nello stesso tempo ha un grande fascino, direi, un grande fascino, specialmente in un'occasione del genere, credo che abbiamo fatto bene. Certo, abbiamo fatto bingo anche perché pasta nera con Halloween, qua ci sono tutti i nostri amici vestiti per lo più da Dracula, quindi ci sta. Quindi Peppe, cosa andremo a fare questa sera? E spieghiamo cosa troveremo. Allora, noi abbiamo dato ad ogni bambino le carotine scottate, la patata plessata, un po' di pomodorino a dadini, abbiamo dato tanti semi, perché sai, i semi sono... Ma i bambini gradiscono particolarmente i semi, non sono abituati comunque ad utilizzare, o i genitori comunque non sono abituati a farli assaporare i semi? Cara Vittoria, io ti assicuro che il bambino mangia in base alla sapidità del piatto, e quindi spesso noi dobbiamo essere bravi nel dargli... quei sapori che sono riconducibili alle cose che piacciono a lui e a loro. E quindi dobbiamo in qualche modo impegnarci nel farli mangiare in maniera sostenibile, innanzitutto, stagionale, e nello stesso tempo cercare quantomeno di fargli acquisire anche a loro un po' di manualità in quello che è il cibo. Certo. Perché il cibo, è bello che tu hai anche questa sensazione tattile di toccare le cose, di miscelarle. Infatti a me stasera fa molto piacere. E come vedi, ognuno di loro ha una ciotolina, ahimè, arancione. E chissà come mai. Guarda, per l'occasione mi sono vestita pure io da zucca. Quindi sì, però io mi sono portato un compagno di viaggio straordinario. Ecco, attenzione. Perché io vorrei far vedere... Qua... Sì. Noi abbiamo... Aspetta, scusate, io passo davanti il nostro Orlando. Quindi diciamo abbiamo un po' un difensore, uno che se Halloween si veste di arancione e nero, ma guardate un po' quanti colori c'è. Lui è multicolor. Dai, è Sicilia a tutti gli effetti, quindi questa sfida che sicuramente perderemo perché è un competitor straordinario questo Halloween, noi l'affrontiamo con il nostro Orlando che... Però noi ci siamo portati un paladino. Sicuramente però sapete un po', quello che vi darà i doni sarà lui, non sarà Halloween, perché lui, dolcetto scherzetto, non lo sa fare. Chi di voi conosceva il pupo di zucchero? Io. Filippo? Tu? Io non mi ricordo tutti i nomi, quindi... Doriano, non ti dimentico più. Tu lo conoscevi il pupo di zucchero? Anche tu? E di là? Tu pure? Carlotta, tu ti chiami Carlotta. Quindi questa sera possiamo dire che noi siamo a cena con il pupo. Intanto, Peppe,
L'importanza anche di questa pasta è non utilizzare sempre la pasta di grano duro, che è di una qualità, sicuramente ci sono delle qualità veramente eccelse, però ogni tanto cambiare, diciamo, anche per... Una dieta equilibrata prevede sempre un assortimento anche di quelli che sono dalla tipologia del pane, ma a finire anche la pasta, a finire anche l'assortimento di come ti alimenti durante la settimana. Certo. Perché sai, è importantissimo riuscire a creare delle situazioni dove il nostro organismo riesca un po' a assimilare tutto quello che necessita da vari tipi di alimenti, assolutamente. Bene. A questo punto credo che già possiamo, perché questa pasta tra qualche minutino proprio è pronta. Come vedi non ha dei tempi lunghissimi di cottura. Di cottura, come il riso. E quindi ragion per cui loro che hanno già tutte queste ciotoline, noi abbiamo dato a loro un fusillo corto in modo che lo gestiscano bene, e poi noi magari interverremo, gli daremo i classici due fili di spaghetti. Due fili di spaghi fanno sempre bene. Tu a destra, io a sinistra, al nostro 3. Allora, gli diamo la mano? Sì, al nostro 3. 1, 2, 3, via! Potete Dai. Iniziare con Bene. Il vostro Uniamo. Piatto, vediamo cosa combinano i nostri bimbi. Potete anche versarlo. Iniziate potete subito versarli. Con... Così, guarda. Allora, lei inizia potete con i e versarli. Tu col pomodoro. O se ne volete mettere di meno, li mettete col cucchiaio. Potete con i semi, Peppe. Possono anche versarli con tutta la coppettina. Potete usarne qualcuno in più, qualcuno in meno. Patate. Tu col pomodoro, tu già sei avanti. Già tu sei veramente una mano. Guarda che a me da questo tavolo mi accorgo che hanno già una manualità dei grandi chef qua. Guarda un po'. Non sporcano nulla, io avrei già combinato parecchio danno. E allora a che punto siamo? Cosa mettiamo? Avete l'arancione pure, o no? C'è l'arancione, il rosso, il bianco delle patate, i semi, dove c'è il verde. E allora Peppe, anche da questo lato, guarda qua che manualità che hanno i nostri piccoli chef. E ti dicevo, mi sono accorta che molti hanno iniziato proprio con i semi. Non mi aspettavo questa cosa, così sì, come ti dicevo prima. Invece evidentemente hanno un'abitudine all'utilizzo dei semi ed è una cosa positiva. Quanto sono importanti i semi o comunque le mandorle nell'alimentazione? I semi, guarda, ricordati che le antiche ricette siciliane, una più di tutti, la pasta con le sarde. Uh-huh. La pasta con le sarde, se leggi un'antica ricetta del 700 o se scopri qualcosa del genere, trovi un uso smoderato di pinoli. E lo sai perché? Perché? Perché il pinolo è un antintossicante, ha un olio molto benefico. In quegli anni non esistevano i farmaci, certo, tipo la bioghedasi, o piuttosto il Jeffer. Quindi ragion per cui, per evitare che la sarduzza non vedeva il frigorifero, quindi c'era qualcosa che poteva andare a male, si metteva il finocchietto che gli dava profumo, ma contemporaneamente si mettevano 200 grammi di pinoli. Dimmi tesoro. Questo è un seme di zucca. Di zucca. E l'hai indovinato. Questo noi stasera giochiamo in casa, perché i semi che ci sono... sono mandorle, arachidi, c'è semi di girasoli. E se della nostra tradizione, ragazzi, ricordate che in Sicilia non c'è una processione, non c'è una festa dove non si mangia cale e semenza, è normale, perché poi, per noi era comunque il passatempo. Che poi per noi passatempo. Non è semenza, è simenza. È simenza, no? Semenza non è per noi. Io voglio andare dalla più piccola, lei ha 2 anni o lei? Lei ha 2 anni. Allora hai barato sull'età? Guarda come sorride. A che punto siamo? Come procede questo piatto? Agnese, è vero che hai fatto uno scherzetto? È perché siamo ad Halloween, quindi dolcetto o scherzetto. Qua procede invece noi come procediamo? Come procediamo col nostro spaghetto? Lo spaghetto io lo tiro giù perché considera questa qua fondamentalmente è un'insalata di pasta. Sì. Quindi essendo un'insalata di pasta... va scesa molto al dente, andrebbe raffreddata, messa sì. Anticamente si usava lavarla sotto il rubinetto, poi si è passato all'acqua e ghiaccio, oggi esiste l'abbattitore. Quindi si mette in abbattimento e io si faccio questa tutto. Cosa, la metto sotto l'acqua corrente, che è una cosa sbagliatissima?
No, non è che è sbagliata, è il problema è che intanto togli il sale, togli la sapidità e quindi... No, io lo faccio perché non avendo mai tempo, quindi cosa certo, la prendo? Certo. L'importante è che sia una cosa rapida, sì, quindi sì, molto devi avere l'accortezza di girarla subito e cercare quantomeno di portarla subito a temperatura voluta facilmente. Perché lei mi chiede, dobbiamo finire tutti i piatti? Dovete mettere l'ingrediente che come volete. Come volete, siete liberi. Decidete voi. Ma a casa cucinate mai con la mamma o con papà? Non cucini mai con la mamma, neanche con la nonna? Tu neanche? Io mai. Bravissimo. Filippo, tu non cucini mai con papà? Ah, ecco, perché altrimenti qua lo rimproveravamo a papà, giusto perché Filippo è il figlio di Peppe Giuffrè, no, direi che... Voi invece cucinate mai con la mamma o con papà? Chi con vuole due figli di spaghetti? Tu sì? E cosa cucini con la chi mamma? Chi vuole? La pasta! Attenzione che sono caldi, attenzione! Due figli di spaghi per tutti! Ecco qua! Arriviamo! E qui invece Carlotta, tu vuoi, cosa stiamo vuoi spaghettini? Io sì. Eccoli tu qua. Tu cosa hai messo all'interno Pasta della tua pasta? Aspetta, aspetta che prendo il microfono. Di più, vorrei. Ricordami il tuo nome. Pietro. Pietro, cosa hai messo all'interno della tua ciotola? Con che cosa hai condito la tua pasta? Ma quello con i semi? I semi e le carote. Sì, e se le volete carotine. Sì. È corta di sale, eventualmente il sale ve lo mette Peppe. Sì. Un poco di patata, un poco di carota, un poco di puoi assaggiarlo. D'oro e qualche seme. E qualche seme. Voi cucinate mai con la mamma o con papà? Con chi? Con la mamma o con papà? Tutti con la mamma. Ma questi papà non cucinano a casa? Voi spaghetti? Cucinano? Voi invece cucinate mai con mamma o con papà? No! No, Doriano dice no, assolutamente. Papà non ce l'è? Sopra la torta. Agnese, vuoi con la mamma o con papà? Con mamma, perché papà era al lavoro. Lui trova la giustificazione, papà era al lavoro, quindi l'ho fatto con la mamma. Ma ti sei divertito? Così abbondanti? Aspetta, ripetiamo. Ti sei divertito? Sì! Molto? Lo rifarai? No, te ne do un altro po'. Ecco, questo è lo spirito che ci piace. Arrivo. Peppe è distributore di spaghetti. Guarda, qua io ricevo dei feedback bellissimi. Ce ne voglio un altro po' perché fanno un buon odore. Vi piace questo, l'odore? Questo è bellissimo. Tantissimo. Attenzione con gli spaghetti, sì. Assaggiamo i fusilli. Attenzione, attenzione che sono con caldi. Gli spaghetti che sono caldi. Sapore ha. E certo, tu l'hai provata già. Chi è che aveva mai provato la pasta nera di voi? Io mai. Tu io mai? Sì. Tu sì? L'anno scorso. L'anno scorso. E quindi ti è piaciuta la pasta nera? Mi fanno morire i bambini. E allora Peppe, invece noi come procediamo ma con il nostro, guarda, come lo condiamo il nostro piatto? Io direi di mettere tutto, perché in definitiva la bellezza forse di questo incontro sono i colori, sono l'allegria. E cosa è un po' c'è come di, la Sicilia, e cosa molto c'è colorata. Di più bello di andare a colorare un piatto, quello di renderlo proprio quasi come se fosse... dico, la cucina a volte... ti dà la sensazione di essere un carnevale. Non so è, se vero, è vero, è vero, è vero. Ed è bello quando riesci a trasferirlo nella cromia di un piatto. Quindi, come puoi notare, sto mettendo di tutto, dai semi di zucca, le mandorle, sia quelle tostate, perché guarda, queste qua sono tostate, ce n'è un po' tostate con un po' di curcuma, sì. E ce n'è anche tostate, tostate naturalmente. Semplici. Mentre queste qua, queste mandorle sono affettate, è la mandorla affettata ed è una mandorla cruda. Certo. Perfetto. Bene. Io un pizzico di sale lo metto, nei bambini ho evitato. Hai evitato il pizzico? Però ci qua sta? Preferisco di sì, okay. Preferisco mettere. Un po' d'olio che quello non guasta certo, mai, lo mettiamo sempre. Ti assicuro, guarda, dal colore te ne accorgi, è un extravergine d'oliva che dalle nostre parti penso che sia di casa, l'olio extravergine d'oliva. Quest'anno... siamo alla raccolta, quindi considera che è il momento dell'olio nuovo. Questo non lo è, questo non è nuovo. Però ha un colore che però sembra un colore che è ancora molto ancora vivace. Molto vivace, molto certo. Vivace, quindi. Guarda che bei colori.
Naturalmente, questa qua, essendo un'insalata, può avere 10.000 varianti, puoi mettere del pesce, puoi mettere della carne, puoi mettere del prosciutto, puoi mettere anche la bottarga o una grattugiata di tartufo, anche se tartufo. Direi di no. Direi di no. No, direi però... di no, perché l'espressione del tartufo viene a caldo, certo, mai a freddo. Certo, perché a freddo non si riesce. Però dico, si presta e porge il fianco a qualsiasi tipo di condimento. E d'altro canto poi la bellezza di questi piatti qual è? Vai per mare, te le porti a bordo già pronto, se, certo. Te ne vai a fare una gita, oggi ci sono 2000 soluzioni per trasportare il cibo. Una di queste sono quei contenitori isotermici che dove ti scende di 2 gradi ogni 7-8 ore, certo. E quindi una pasta fredda che puoi consumare anche dopo tantissimo tempo. Bene. Peppe, quindi i nostri piccoli chef hanno concluso il loro piatto, quindi abbiamo presentato, anzi hanno preparato e poi preparato per noi una pasta fredda di Scotti, riso venere Scotti, quindi una pasta di riso con dei condimenti semplicissimi, delle carote lesse, delle patate lesse e anche del pomodoro tagliato a dadini. Che si chiama così perché tu poi ogni volta mi spieghi tutti i tagli. Un taglio brunoise. Brunoise, ecco, devo imparare i tagli e poi con i vari semi. Avevamo delle mandorle crude, delle mandorle tostate al curry e semplice e anche dei semi di zucca che non può mancare visto che si parla di Halloween. I nostri piccoli amici hanno concluso il loro piatto, ma il protagonista del nostro pupacena, perché questa sera non abbiamo fatto una cena con il pupo, è proprio il nostro... Ma come vedi si è attrezzato però. È il nostro, certo, il nostro paladino che ha portato i doni per i nostri bambini. Nel frattempo lui ha preparato per questi meravigliosi cuochi. Guarda, io ti aiuto, ormai facciamo li, così. Li definirei cuochi perché visto hanno fatto... Ma sono bravissimi, io non avrei saputo fare di meglio. Tra poco noi regaleremo ma i doni del nostro... Ma io posso portare Orlando lì? Certo, lui è il protagonista, l'Orlando. Come facciamo senza il nostro Orlando che ha portato i doni per i nostri piccolini? Eccolo qua, guardatela che bello. Peppe, quanto ci impieghi per fare una statua del genere? Ma guarda, lì queste qua, non so se lo sai, vengono fatte con una doppia forma. Sì. Dove si cola lo zucchero, poi si apre, poi si dipinge, si decora. E lì considera questo, di questa misura, devi avere anche il tempo che asciughi un po'. Ma ti ricordi che tu me ne hai regalato uno con il cavallo? Era il San Giorgio. Bellissimo, San Giorgio, ancora che ce l'ho a casa, della mia mamma, per dire il vero, quindi ancora si mantiene nel tempo. Peppe, chiamiamo i nostri amici, i nostri piccoli chef per una sera e li premiamo? Assolutamente sì. Iniziamo, da dove iniziamo? Iniziamo da lei, iniziamo da Greta. Da Greta. Vieni Greta, vieni qui con Greta, noi. Greta, prenda il premio Greta. Vieni. Perché aspetta, fatto... perché poi ognuno di loro ha un abito. Da cosa sei vestita? Harley Quinn. No, noi siamo abituati ancora all'Orlando Furioso, quindi qua questo ecco è troppo qua. Modello. Questo è per te, Greta, grazie per essere stata con noi. E per avere fatto una pasta molto spaghettosa. Grazie, Greta. Che piccola. Ti puoi accomodare? Grazie. E poi qui giochiamo in casa. Filippo, vieni qua, anche tu. Un premio da parte di Orlando. Guarda, col suo ecco mantello qua, da Conte lui Dracula. Ha fatto una pasta, la sua pasta era una pasta, io direi, un po' semosa, perché ha messo tanti semi, è vero, Fili? Tutti. Tutti li ha messi, tutti, tutti. Grazie Filippo, grazie per essere stato con noi ad Halloween e Pupacena. Continuiamo con Giulia. Giulia, giusto? Io non ricordo mai i nomi, quindi sto cercando, vado a memoria. Giulia. Grazie per essere stata con noi, guarda la nostra telecamera, anche per te un regalo da parte dell'Orlando. Ecco qua, Orlando ti ha dato questo perché ha fatto una pasta straordinariamente nera. Il fantasma! Grazie Giulia per essere stata con noi ad Halloween Pupacena. Agnese, vieni qui con noi, corri, 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 piccola zucca, vieni qua, Agnese, guarda! Agnese che ha fatto una pasta gioiosa, veramente! Gioiosa come te, ma ti sei divertita? Sì. Lo vuoi rifare? Lo rifacciamo a carnevale magari? Che ne pensi? Sì. Grazie per essere stata con noi.
e continuiamo con Ambra. Vieni qua, corri Ambra, veloce veloce con noi. Tu da cosa sei vestita? Da scheletro. Mamma mia, un Ambra, regalo anche per allora te. Allora hai fatto una pasta scheletrosa. Ti sei divertita? Sì. Lo vuoi rifare pure tu? Sì. Cucinerai pure con la mamma o sì. con papà? Promesso? Mamma. Grazie per essere stata con noi. E concludiamo in questo tavolo con Arianna. Vieni qui Arianna, che sei bella pure tu, di rosso e di nero. Mamma mia. Guarda la telecamera con un palloncino. Questo palloncino si era perso poc'anzi, ora l'abbiamo ritrovato. Un regalo anche per te, perché la sua pasta com'era? Pomposa. È tutta pompom, quindi la tua pasta Arianna era pomposa. Ti sei divertita? Lo ripetiamo? Lo rifacciamo? Sì? Grazie per essere stata con noi, Arianna, grazie ancora. E grazie anche a tutte le mamme e i papà che questa sera hanno accompagnato i nostri bambini in questa serata tra Halloween e pupacena. Ma non abbiamo finito. Lo possiamo dire che non ce li hanno lasciati? No. Mo se li riprendono, giuro che se li riprendono tutti. Continuiamo, perché ancora abbiamo un tavolo di valorosi chef, iniziando da Pietro. Vieni qui Pietro con noi. Pietro ha fatto una pasta straordinaria. Un po' scheletrica. Brava, ma la pasta scheletrica. È una pasta scheletrica. Ecco per te. Grazie per essere stato con noi e spero che tu possa cucinare ancora con la mamma o con papà. Sì, grazie Pietro. Continuiamo con Carlottina. Vieni qua Carlotta. Lo scheletrino non lo porti? Aspetta, fa tutto il giro, sta prendendo lo scheletro. Eccolo qua. Ma che bello questo scheletro! Mamma mia, questa pasta di Carlotta cos'era? Era bellissima! Era una pasta da zombie quasi, o no? Spaventosa la tua pasta! Brava! Ti sei divertita? Ti è piaciuto? Ti piace cucinare? Sì! Lo vogliamo rifare? Sì! Lo rifacciamo quindi? Sì! Grazie per essere stata con noi, quanto enfasi! Doriano, vieni qui! Ah, Doriano, io lo so com'era la sua pasta! La pasta di Doriano era un carnevale, perché era coloratissima. Ecco qua, per Doriano. Doriano, cucineremo con sto papà o con questa mamma? Mamma. Con la mamma cuciniamo? Domani, sì. Cosa prepari con la mamma? Pollo e patate. Pollo e patate, quindi domani pollo e patate con la mamma. Ma noi lo vogliamo sapere se è la verità. Perché la cucina stimola la fantasia. Grazie per essere stato con noi, Doriano, e... al tuo posto, così chiamiamo per ultimo Gabriele. Ma perché è una questione soltanto di tavolo, perché tu sei veramente un conte unico. Vieni qua Gabriele. Questa ha fatto una pasta nobile lui. Giriamo così, perché guardiamo le telecamere. Viene dal castello della Transilvania, no? E è allora, vero? Gabriele, Questa cucinata con mamma, com'è stata oggi? Ti è piaciuta tanto? Sì! Sì, mi piace perché lui dice sì! Dimmi una cosa, ma cosa ti piace di più preparare? I primi, i secondi o i dolci? Per ultimo, quindi i dolci, quindi il dessert per Gabriele. Grazie ancora a Gabriele per essere stato con noi. Ringraziamo il nostro Orlando. Grazie a lui che ci sopporta e ci supporta. E ci supporta. Ringraziamo anche le nostre zucche che sono state qui, perché questa sera era dedicata ai nostri pupacena, ma dedicata anche ad Halloween, perché se si vuole si può trovare sempre un connubio tra le cose. Grazie Come a Peppe Giuffrè. Grazie per essere stato a casa mia e ci vediamo prestissimo su Telesud.